Primo giugno in bellezza ancora una volta, ma soprattutto in bontà, perché è buono come il pane. Ombretta, grazie. La nostra Ombretta Farnetti, dico bene? Sì, esatto. Del mulino di Ortano, ma sei anche la tuttofare del consorzio, esatto. Terra e Tartufo. Esatto, al momento sono il presidente del consorzio Terra e Tartufo. Ben trovata. E cosa fate con questa Terra e Tartufo? Di tutto. Cioè, cavate la terra e trovate il tartufo. Esatto, no, quello veramente lo fa il cane, quel lavoro lì. Noi lo cuciniamo. E qui abbiamo questa sera. Esatto, stasera avete degli ottimi esemplari, i primi tra l'altro, perché questo è un anno un po', è partito un po' a rilento per la troppa pioggia e per il freddo. Comunque arriva, il tartufo arriva. C'è e questo è uno dei primi raccolti che ho fatto. Allora, intanto presentiamo Caterina e Samantha. Esatto. Le nostre meraviglie, io direi di farle vedere perché meritano, hai capito? Il nostro cameraman che non ci dà retta. Poi, guarda nel suo splendore, nel suo trionfo, Gaspare Biasini, un cognome che è tutto un programma. Esatto. Cosa ti sei guadagnato te? Questo collare è il Cocorum che si ottiene dopo 25 anni di professionalità dalla Federazione Italiana Cuochi. Federazione Italiana Cuochi. Te Marco che non hai niente, cosa stai facendo? Cosa fai te nell'azienda? Porti la maglietta? Faccio il cameriere. Fai il cameriere, sei il biglietto da visita. Esatto. Devi dire, io sono per le donne, il biglietto. Per gli uomini abbiamo questi altri biglietti da visita. Stasera, arriviamo stasera, cosa si mangia? Stasera vi prepariamo i cappellacci tartufati. Sfoglia, naturalmente la faccio io stasera perché Luca non Quindi c'è. Quindi il culo non muove l'ombretta. È normale, si vede, guarda. No, il culo ho detto. Anche il culo, certo. Per fare la sfoglia per fare la sfoglia bisogna darci un po' davanti, un po' Quindi, di dietro e via, avanti. Farina, possibilmente di Pransani. Un nostro consorziato che usa farine, usa grani antichi ancora, e quindi sarà una farina, è un attimino un po' più grezza, ma è una roba veramente da assaggiare perché è molto più buona della farina che trovate normalmente in commercio. Sette uova, un chilo di farina, della gallina, possibilmente gallina nostrana. Nostrana. Esatto. E vai! Il trionfo del scorzone. Lo scorzone è il tartufo nero estivo, quello che si trova da noi in questo momento. Da noi il consorzio si chiama Terra e Tartufo appunto per questo, perché il consorzio si trova tutto l'anno, il tartufo si trova tutto l'anno da noi. Abbiamo in primavera che abbiamo il bianchetto, il marzaiolo, il tartufo quello più piccolino, meno pregiato, che di solito usiamo anche per addestrare i cani. Durante tutta l'estate abbiamo lo scorzone, che è questo, che è cotto, ha un sapore fantastico, non ha niente da invidiare agli altri tartufi. E poi c'è il re del tartufo, il bianco, dal 20 settembre al 20 gennaio si può raccogliere il bianco. E noi abbiamo la fortuna di avere anche questo sulle nostre colline, il tartufo bianco pregiato. Ma è vero che te li hai segnati gli alberi, che il cane li riconosce da solo? Io ho un cane che si chiama Grillo, ve l'ho detto anche l'altra volta, quindi è bravissimo, è un campione, e non ho bisogno di segnarli, lui va... magari una volta vi mando un filmato. L'annusa. C'è già in Facebook. È vero, esatto. L'abbiamo se guardate su Facebook, lavoro, sulla mia pagina, la scava e poi dopo me la porta in bocca. Quindi meglio di così. Quindi cappellacci, poi abbiamo degli altri. Cos'è? Ricotta? Gaspare ci fa il ripieno per i cappellacci, che è una cosa particolare anche io questo. Glielo faccio dire lui. Certo. Dai, il ripieno, dai. Il ripieno è ricotta nostrana di vacca e di capra. Piccola capra. Tutte e due. E grana padano, e poi si fa un impasto e si grattugia il tartufo nero e si impasta, e quello è il ripieno del cappellaccio. Ma c'è anche nel ripieno il tartufo nero dentro? Sì, si grattugia con questa grattugia e poi si impasta, si mette dentro l'impasto e... Io direi che voi vi potreste anche mettere al lavoro, perché ci avete messo un'agitazione dentro e un desiderio, una roba siamo che... Siamo qui apposta, Siamo qui apposta. Bene, signore e signori, il mulino di Ortano con Ombretta e la brigata, la compagnia. Grazie. Signori, non lasciatevi ingannare dall'imponenza di Gaspare, perché qui abbiamo una donna che... è leggermente un pochino più piccolina, ma quando si mette in moto è fatica a spegnere.
Colonnello, lei stia zitto. Lei stia zitto. Adesso io voglio sapere, oltre al mulino di Ortano che è vicino a Ranchio, un po' più in giù. È fra Linaro e Ranchio. Fra Linaro e Ranchio. Tu hai un altro agriturismo? Sì, gestisco un altro agriturismo che è a 3 chilometri dal mulino d'Ortano a Ranchio. Località Vallicella, è un posticino piccolino in mezzo al bosco. Intimo. Molto intimo, sì. Vabbè, allora, adesso vediamo come si fa. Possiamo farlo tutti, preparare i cappellacci. Io non lo faccio. Allora, ho fatto la sfoglia nel frattempo, stanotte io non ho dormito, loro hanno dormito, io ho fatto la sfoglia. Birichin. Allora. Per quello che il colonnello è sparito a una certa ora. È venuto a aiutarmi a fare la sfoglia. Poi la tagliamo, tutti i cerchietti, così adesso ci la tagliamo. Un po' perché il colonnello era un po' distratto. Una in ciciuida lei. Esatto, gli avevo detto. Inzutid. Poi semplicemente il ripieno, come vi ha detto Gaspare, prima ricotta. Aspetta, grana, che non hai il microfono. Il ripieno, ricotta, grana e tartufo, scorzone. E poi questo sì. È il classico cappellaccio che poi vi cuoceremo, vi condiamo con il tartufo. Ecco, lo facciamo un bel primo piano, questo è un po' solitario, sento un po' il peso della solitudine. Sì, ma ce ne sono tanti altri. Stanotte il colonnello ne abbiamo fatti tantissimi. Buona Madonna. Brava! Ma il colonnello mi ha detto che non è nei cappellacci, non ci dà molto. Allora, è vero? Si era distratto. Allora, mentre posso chiederti una festa, dai. Quando allora, è che possiamo venire? Sempre. Quando è che sei aperta? La prossima la facciamo il 14 luglio, dico bene ragazze. Vuoi la presa della pastiglia? Samantha, la mia nuora, è quella che gestisce un po' le feste. Allora, il 14 luglio facciamo una festa nell'Aia, una festa della birra, dico bene? Quindi ci sarà una grande Verranno festa. Tutti i francesi. C'è la presa della pastiglia, quella che prende lui la sera con l'azzurra. Esatto, con l'azzurra. La pastiglia. Pastiglia. E poi abbiamo quella, la festa più importante dell'anno, che è la festa della trebbiatura, che ormai facciamo da 4 anni, dove facciamo la trebbiatura nell'Aia. Siccome abbiamo risistemato una vecchia bubba, di quelle ancora di una volta, ha 52 anni quella macchina. Che fa un po' di polvere, però. Sì, ma è quest'anno la pula hanno detto che devi venire tu, quindi... Alla pula me? Esatto, quindi c'è questa festa dove tutto il ricavato lo portiamo come tutti gli anni, anche quest'anno, lo portiamo a Bologna all'associazione Piccoli Grandi Cuori, dove fanno gli interventi ai nostri piccoli bambini che hanno problemi al cuore, quindi siamo orgogliosi di questo. Bravo. E vi invito a partecipare. Il 13 agosto. Invito anche loro. Il Cantastorie di Romagna, esatto, cantore di strada e di osteria. Sono venuti anche l'anno scorso e è riuscita una bellissima festa, grazie anche a loro. Grazie Bene, mille. Complimenti. Allora, le altre specialità, oltre allora, al tuo sorriso e al tuo portamento? Da noi si cucina, è cucina tipica romagnola, quindi... più che altro prodotti della nostra azienda e del consorzio Terre Tartufo, perché quindi ci sono, produciamo formaggi, farine, tartufo, marmellate, anche noi abbiamo delle ottime ciliegie, non saranno così belle come le loro, però sono buone anche le nostre. Noi abbiamo una specie di ciliegia alla cornina, che credo si trova solo... la cornina! Si chiama così, non so perché, non me lo chiedere, però si chiama così, quindi abbiamo anche noi delle ottime albicocche, ottime ciliegie e tanti altri frutti. Vi invito a venire in azienda, se volete venire, uscita E45 di Borello, mi telefonate, noi saremo aperti venerdì sera, sabato sera e tutta la domenica, però su prenotazioni dobbiamo pagare il mutuo e ci siamo sempre. Telefono, certo, il telefono è 0547 69 30 54. Burk, 69 comincia 30 54. 54. Vado da Gasper perché mi ispira Gasper. Allora, lei l'ha detto tutto, ha fatto il suo, perché lei è brava, però in cucina, chef, lei è l'immagine, lei è quella che porta avanti dei gran piatti di affettati, ma la tua specialità per esserti conquistato sto roba qui da 25 anni, te dov'è che eccelli? La mia specialità è la cucina romagnola, i sapori. Questo è un collare che viene dato dopo 25 anni di specialità, più che altro per tutti i sapori che un professionista dà.
Quindi primi, secondi. Se io ti chiedessi il dolce romagnolo che ti viene meglio, perché io sono diabetico, però voglio morire con la c'è una bella romagnola con l'albana, non so, anche il castagnaccio, anche le crostate. Bello shop inglese? Anche la zuppa inglese. Te l'ho tirata fuori, però te non ne hai voglia proprio di fare una zuppa. No, 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 perché no, no, invece è uno dei dolci più vecchi che faceva la nonna, la zuppa inglese, è anche una ricetta del Pellegrino Ortusi. Beh, Marco, cos'è che mangi per far, per svernare al mulino di Ortano? Tutto. Tutto, che anche il castrato? Coronello, stia attento qui da un morso, mangia anche il castrato questo qui. Le donne cosa... Allora, la nuora, la Samantha. La Samantha, cosa fai di bello in azienda, Samantha? Coccolo i clienti. Hai capito? Sei spiegata. In che piano? All'inizio, appena arrivano, li accoglie, gli fa un bel sorriso, li accompagna al tavolo. Vabbè, sposata, tutto a posto, figlio, tranquillo. E la Caterina che invece sta facendo i cappellacci. La Caterina sta guardando ripetutamente da quella parte là, non so cosa abbia visto, ha puntato. Sei sposato, fidanzato, come sei messo te? Sono single. Single. Sì. Ragazzi, baracca! Avanti, scherzo! Coraggio! Bene, il mulino di Ortano, ombretta Fornì. Caterina si è laureata un mese fa, è bravissima. In che cosa? Chimica industriale. Signori! Mi stava facendo una confidenza la nostra ombretta Farnetti del mulino di Ortano, che adesso non c'è più scampo per gli uomini che la tormentano, no, che e i cinghiali che i cinghiali, sì. Abbiamo preso la licenza di caccia. Abbiamo, beh, lui non c'era comunque. No, io non c'ero, te, io. Sì. Orgogliosa. Orgogliosissima di essere una donna cazzatrice, orgogliosissima davvero. Perché quando tira, tira. No, no, perché no. Io non voglio sparare agli uccellini o alle... Io ce l'ho coi cinghiali. Che ti rovinano tutto. Io ce l'ho coi cinghiali, mi rovinano tutte le culture. Ti mangiano anche il tartufo. Mi mangiano il tartufo, mi rompono i rami dei ciliesi, addirittura mi hanno abbattuto delle piante quando sono ancora in allevamento. Fanno un sacco di danni in agricoltura. Io ce l'ho con loro. E adesso? Quindi, attenti. Il cinghiale che ha mangiato le mie ciliegie sarà ancora più buono quando lo faccio tutte, arrosto. Uno per uno. Viva la nostra ombretta. Allora, ombretta, parliamo un momentino dove, quando ti possiamo trovare. Tu sei aperta. Io sono aperta venerdì sera, sabato sera e tutta la domenica. Tutti e due? Sì. Su prenotazioni ci siamo sempre. Allora, quel 690547... No, vedi come si ricorda solo il 69, amo sti uomini. Allora, è 0547 sì, 69 30 54. Mi sembrava il 54, la mia misura. Sì. Magari. Allora, no, misura di calzoni, cosa hai pensato? Porca magrona. Allora, aperta, camere... Camere ne abbiamo 5, comunque nel tutti i discorso del consorzio abbiamo anche altri agriturismi, altre aziende agricole nelle quali potete dormire, potete mangiare e assaggiare tutti i buoni prodotti della nostra terra. Chilometro zero. Anche meno. Meno. Che chilometro? Centimetro zero. Un ettaro. Diamo la possibilità a chi viene in azienda sia di venire con me a Tartufi, di andare a raccogliere la frutta o dall'Angela o da tante altre aziende che avete conosciuto. Ma bisogna essere in comitiva per venire con te a Tartufi? No, tu puoi venire anche da solo. No, no. Il lagotto ci lascia stare dopo. Sì, sì. Non morsa. Vabbè, andiamo. Diciamo che le tue specialità le hai già dette. Sì. Romagnole. Si aggiungerà la cacciagione in sti giorni, da adesso in poi. Da adesso in poi cacciagione. Dalla terza domenica di settembre, era una delle domande dei quiz, dalla Quando terza domenica di settembre si apre la caccia alla selvaggina. Pelo, penna... E chi più ne ha più, e chi ne, più ne ha più. Cuciniamo ne di tutto. Cuciniamo di tutto. Allora, io devo fare i complimenti a Gasper, un orgoglio della Romagna. Grazie. Continua a lavorare con soddisfazione e con impegno. Vedrai che fra 25 anni ti danno una patacca che te ti tocca giù. Complimenti veramente, grazie. Salutiamo anche la Caterina, la Samantha,
E Marco, ma che ride, ma lo è per me. Quelle donne stanno Dio. Mangia anche stanno Dio in mezzo a quelle donne. Bene, complimenti e in bocca al lupo. Bella estate, 14 luglio e 13 agosto, mi raccomando. Vi aspettiamo a Linaro. A Linaro, Mulino d'Ortano, passato Linaro un chilometro dopo. Bene, grazie soprattutto, grazie. Facciamo un applauso per quelle cose belle che ci hanno regalato.